Un saluto a voi tutti, bentornati nella mia macchina e benvenuto a Fabio Lunghi, Grazie, grazie dell'invito, buongiorno a tutti. presidente di Camera di Commercio, esponente associativo, gallaratese, questo mi piace anche sottolineare, giusto? Certo, assolutamente. Nonché imprenditore, nonché tra l'altro artefice di quella Varese in prospettiva, progetto che dal nostro TG vi abbiamo già raccontato con qualche particolare in più dopo l'incontro che c'è stato nei giorni scorsi e che adesso volevo riprendere anche col presidente, perché è vero che questo non è un contesto tanto formale, siamo in auto, quindi si può anche usare linguaggi più disinvolti, però è anche vero che guardare Varese in prospettiva non è roba da poco. Lei come presidente si è preso un compito molto molto duro, tosto, cioè si è messo alla prova, diciamo, come presidente. Potrebbe essere un progetto di successo se scaturisse cosa? Sarà un progetto di successo perché scaturirà una riflessione a tutto tondo sull'economia della nostra provincia e a tutto tondo io intendo partecipata perché per me di successo vuol dire che il progetto deve essere di utilità per le imprese che sono il cuore del nostro sistema provinciale e territoriale. Di successo significa che tutti i miei stakeholder, quindi le associazioni di categoria, insieme ragionino con noi per costruire in una casa che è un po' la casa istituzionale delle imprese, per disegnare un percorso concreto per il futuro del nostro territorio. E sarà di successo se la politica avrà la capacità, la volontà di recepire quelli che saranno i suggerimenti concreti, e la parola concretezza è un po' il leitmotiv che ha ispirato me, i componenti di giunta e la mia squadra di Camera di Commercio nel lanciare questo progetto, questa idea progettuale. Noi presenteremo dei dati concreti al sistema della rappresentanza politica affinché li mettano in pratica. Insomma, ecco, se accadranno tutte queste cose, sarà un progetto di successo, ma a me più che il successo interessa la concretezza dell'operazione per il tessuto economico varesino. Tuttavia, è anche vero, e mi sono permesso di dirlo quando mi avete gentilmente invitato, affinché questo progetto abbia successo è necessario anche che il territorio si metta in discussione, che sia pronto a un cambio di mentalità. Cambiare la mentalità è più difficile che cambiare quattro calcoli normalmente. Ma cambiare la mentalità ci vogliono le generazioni, voglio dire. È molto più difficile, indubbiamente l'individualismo non aiuta e l'individualismo è di casa nelle imprese, negli imprenditori in genere, insomma. Anche se devo dire che con le ultime generazioni, e parlo anche degli attuali capitani d'impresa che hanno oggi mediamente sui 50 anni, comunque hanno una visione totalmente diversa, insomma, del lavoro di squadra che è necessario fare per lavorare bene. Sempre di più io vedo che passa il concetto del lavorare insieme, del ragionare insieme, anche perché oggi veramente da soli non si va da nessuna parte. Poi, insomma, la Camera di Commercio ha come compito istituzionale quello di far ragionare insieme il tessuto economico, perché la Camera di Commercio non rappresenta nessuno, la rappresentanza è degli stakeholder, delle associazioni di categoria. La Camera di Commercio è una sorta di stanza di compensazione. Però ha toccato un tema delicato, perché questo territorio io lo mastico da tanto tempo e molto spesso il ruolo della Camera di Commercio è stato messo in discussione o comunque messo all'indice, proprio come utilità marginale. Lei con questo progetto si sta riproponendo di non solo di rilanciarne l'attività, ma di renderla centrale anche nel sistema associativo, come dire, noi siamo i piloti. Ma io credo che sia un ruolo specifico della Camera di Commercio questo. Vede, io non vengo da Marte, come uso dire spesso quando ragiono con i miei. Io vengo dal mondo associativo, quindi so perfettamente come funziona questo sistema, lo conosco e mai mi sognerei di fare o di spingere la Camera di Commercio a fare delle cose che non rientrano nei suoi compiti. Anzi, io auspico che passi chiaramente il messaggio che la Camera di Commercio deve guidare alcune dinamiche e non si deve occupare di altre cose che sono tipiche dell'associazionismo di categoria. Ma d'altronde la Camera di Commercio non vende servizi. La Camera di Commercio è una sorta di hub per le associazioni di categoria e di luogo sicuro dove trovare fondi, indicazioni, consigli per quanto riguarda il mondo delle imprese.
che poi vengono erogati tramite gli stakeholder di sistema. Quindi io sinceramente quello che ho cercato di fare dall'inizio del mio mandato è proprio di spezzare un po' questo leitmotiv che si era creato, e devo dirle specificatamente in provincia di Varese, abbiamo un po' un'esclusiva in questa cosa. Ne abbiamo tante. Esatto, perché io parlo con molti presidenti di altre camere di commercio e devo dire che non hanno il privilegio di avere questo privilegio, tra virgolette, di avere questo afflato nei confronti delle associazioni di categoria, anzi viene vista più come una risorsa. Ma a me piace, io trovo stimolante questo discorso, perché ritengo che dal confronto anche duro con chi crede che invece la Camera di Commercio debba stare ai margini nascono cose sempre interessanti. Ai margini c'è stato un periodo in cui è stato detto se ne potrebbe fare meno. Lei sta rivendicando invece un ruolo importante e non solo simbolico. Questo è il punto. Ma sì, anche perché io credo che il sistema delle Camere di Commercio in Italia, come tanti altri sistemi, non si è mai autoriformato, no? Quindi 107 camere di commercio in Italia, di cui una parte importante nella zona soprattutto del Mezzogiorno in gravi difficoltà finanziarie, non sono una bella rappresentazione di un sistema economico che critica il mondo politico perché non fa, non innova e non fa riforme, e poi dal punto di vista del sistema camerale, che quindi è un po' il Parlamento dell'economia dei vari territori, non ha mai portato avanti una riforma concreta. Ecco, poi alla fine è arrivato qualcuno che, come sempre in queste situazioni, quando non fai niente arriva sempre qualcuno che col falcetto fa una riforma senza né capo né coda, perché alla fine è bello lo slogan politico, abbiamo dimezzato le tasse alle imprese, senza poi che le imprese capiscano, o chi non è addetto ai lavori capisca, che in effetti far quel tipo di riforma è stato mettere le mani in tasca alle imprese per l'ennesima volta. Sì, è anche vero che nel caso varesino il dibattito molto spesso voleva anche stare a significare che un'associazione, segnatamente quella che esprimeva il presidente, non doveva contare più delle altre, e quindi si venivano a creare un po' queste gelosie. La sua presidenza sta a indicare che il presidente è lei. Lei forse ha un po' accentuato il personalismo, mi consenta di dirglielo, ma non è per forza una critica, però oggi è guidata da Fabio Lunghi, non è guidata da un esponente di Confcommercio, si può dire? Indubbiamente è guidata da Fabio Lunghi, che si è spogliato anche per obblighi istituzionali un po' dal suo ruolo di esponente di Confcommercio, perché io credo di avere il dovere di rappresentare tutto il sistema economico della provincia di Varese nelle sedi istituzionali, ripeto. Questo ce l'avevano anche i suoi predecessori, diciamo che lei forse ha accentuato un po' di più questo aspetto. Diciamo che ognuno lavora come ritiene opportuno. Io quello che sto cercando di fare è quello di ridare una certa dignità istituzionale all'ente che rappresento, che è un'istituzione a tutti gli effetti, ma soprattutto di darle il ruolo che le spetta, senza andare a calpestare il giardino di nessuno, insomma, anche perché, ribadisco, è anacronistico anche doverlo dire, cioè la Camera di Commercio non è in concorrenza con nessuno, non fa servizi, non vende servizi, dà fondi, indica la strada su alcune cose, poi deve svolgere un ruolo istituzionale che le viene imposto dal MISE. Non dimentichiamoci che noi abbiamo dei compiti specifici da svolgere che il Ministero Sviluppo Economico ci... Le faccio un'ultima domanda invece come imprenditore. Abbiamo cambiato un paio di governi in pochi mesi. Oggi il dato sulla produzione industriale è drammatico in questo paese. Lei come vive questo momento e soprattutto che cosa ci vorrebbe nel breve periodo? Parlo all'imprenditore. Ma è un discorso veramente estenuante questo, nel senso che la politica industriale in questo paese non c'è. Sono anni che non si fa un piano di politica industriale. Se togliamo quella parentesi del ministro Calenda che ha fatto Industria 4.0, che poi è diventata Impresa 4.0, io credo che il mondo delle imprese abbia bisogno di un governo competente, un governo che dia delle dritte importanti, che faccia una politica industriale che agevoli il mondo delle imprese. Bisogna smetterla con questa caccia alle streghe dell'evasore, non perché non sia giusto perseguire l'evasione, anzi il mondo imprenditoriale è in prima linea nel perseguire l'evasione,
ma bisogna farla nel modo giusto, insomma. Oggi una partita, aprire una partita IVA è veramente un'impresa epica, non perché sia al di là dell'aspetto burocratico, ma tu sai che se guadagni 100 lire, ho parlato ancora di lire, se guadagni 100 euro, 60 oggi vanno allo Stato per non avere in cambio i servizi che ti aspettano. Ecco, questo è il vero problema. Servirebbe chiarezza, servirebbe un governo stabile, servirebbe, come ho detto, una politica industriale, e servirebbero tante altre cose che gli imprenditori, che poi generano benessere e ricchezza, perché un imprenditore oggi ci mette del suo, rischia del suo, dà da lavorare. Insomma, io non ho mai conosciuto un imprenditore che fosse contento di licenziare. No, e peraltro succedono anche delle catastrofi che rischiano di passare in cavalleria perché ci si è talmente abituati. Voglio dire, noi a Malpensa abbiamo tutti i giorni da una settimana i dipendenti di Air Italy. 1500 famiglie, non solo 1500 persone. È vero che poi si organizzano scioperi e ci sono prese di posizione e dichiarazioni solidali, ma sembra quasi la normalità, è una roba allucinante. Sì, è allucinante, è drammatico, non è possibile ragionare così, perché non c'è una pianificazione, una programmazione. È troppo semplice prendere e buttare via tutto, il bambino con l'acqua sporca, non va bene, insomma. Ci vuole anche un po' più di etica e di coscienza da parte degli investitori e da parte di chi governa determinate situazioni. Insomma, io non penso che l'operazione di Air Italy fosse irrimediabilmente persa. Si sarebbe potuto ragionare diversamente, probabilmente, soprattutto per salvaguardare questi lavoratori e le loro famiglie. E vabbè, abbiamo chiuso questa chiacchierata con una nota dolente, ma sapete che il nostro TG si sta molto concentrando a fianco di questi lavoratori, perché già di per sé è pesante quello che è successo, ma che poi sia successo da un giorno all'altro senza un sintomo. Io ricordo sempre, lo ricordo anche al Presidente, che noi giornalisti abbiamo ricevuto la nota di Air Italy che annunciava la chiusura negli stessi minuti in cui i dipendenti ricevevano la nota che annunciava il loro licenziamento. È una cosa, a mio avviso, proprio inconcepibile, ma per una questione di civiltà. Ma è inconcepibile e ingiustificabile, insomma, manca un minimo di senso etico. Non si riesce a spiegare una cosa di questo genere. Ritengo che il tessuto imprenditoriale della provincia di Varese sia rappresentato da ben altri imprenditori che dimostrano tutti i giorni voglia di fare etica del lavoro, voglia di collaborare con i dipendenti. Sempre più quando parlo con i rappresentanti degli stakeholder sento parlare di formazione, di condivisione, di progettualità anche con la forza lavoro. Quindi il tessuto imprenditoriale è sano, ha voglia di fare e ha proprio bisogno di una certa stabilità, ha bisogno che vengano abbassate le imposizioni fiscali, ha bisogno che ci sia una linea strategica precisa, come ho detto prima, insomma, questo è fondamentale. Grazie Presidente, arrivederci presto. Grazie a voi. Grazie a tutti.